Buongiorno ragazze, come state? Allora, io sono al mare, siamo a sabato, e non mi ricordo il giorno, 38, 29, non mi ricordo, di ottobre, e siamo arrivati ieri sera, arrivati ieri sera a mia mamma. Io ero morta, veramente stanchissima, però oggi in teoria dovrebbe essere bello, il sole va e viene, però più o meno mi sembra abbastanza bello, invece domani dovrebbe essere nuvolo, ma chi se ne frega. E basta, noi stiamo per uscire. Io mi sono appena fatta la piastra e ho messo prima, cioè ieri sera, ho messo il prodotto di Mulac, quello dell'olio, insomma, che sto utilizzando in questo periodo. Che allora, ieri avrei voluto farmi il bigodino, poi ho detto no, mi porto dietro la piastra che me li faccio lisci. E ragazze, sono venuti benissimo, ma proprio ancora meglio di quando mi faccio la piastra senza appunto questo prodotto, perché anche utilizzando la piastra vengono ancora meglio. Cioè, io sono troppo felice di averlo scoperto. Non ce ne vuole proprio una goccia, ma comunque un pochino, secondo me, bisogna sempre utilizzarlo. E c'è mia mamma che deve spuntare, ma vieni pure se devi venire. Però veramente buonissimo. E quindi sono contentissima perché anche il capello liscio viene come uscita dalla parrucchiera praticamente. Poi niente, io oggi mi sono vestita, vabbè, ho messo una maglietta di questa qua di Zara, mi sembra, che sono cortine con sotto una canottiera perché comunque ho freschino, jeans a zampa. Adesso devo andare a mettere le mie Nike Dunk Low. E come make-up invece ho messo soltanto un po' di fondotinta di Collistar, il mio blush di Diego Dalla Palma e il mio rossetto Mer di MAC, quindi un trucco piuttosto naturale. E tanto non penso che ci abbronzeremo perché ormai siamo a fine ottobre e basta. Allora io vado, noi ci rivediamo magari in qualche scenetta sul mare. Ciao mamma, dove stai andando di bello? In tutta questa fretta. Andiamo sul lungomare, finalmente siamo un po' al mare. Ragazze, guardate la mareggiata della settimana scorsa, perché ha piovuto tantissimo e guardate che cosa ha fatto. Ragazze, guardate che meraviglia questa lampada. Allora, siamo tornate già da un pochino io e mia mamma. Vi dico che qua in Liguria fa caldissimo, cioè nel senso, in questa casa c'è caldo, perché anche stanotte abbiamo messo due coperte un po' più pesanti perché pensavamo di avere freddo, invece poi avevamo caldissimo, quindi ce ne siamo tolte una. Però anche in casa, cioè, guardate come sono adesso, perché ho fatto due cose. Poi se mi metto tranquilla sul divano sicuramente mi metto la maglia del pigiama a maniche lunghe, però io in casa a Tortona ho tipo quattro cose perché ho freddissimo, perché abbiamo acceso il riscaldamento sì da giovedì sera, un pochino alla sera, un pochino al mattino presto, però comunque quando non è acceso io ho freddo se sto ferma, è inutile, ma anche al lavoro in generale. Comunque, il bello che ho il top e sotto i pantaloni del pigiama, vabbè. Allora, ragazze, visto che adesso siamo qua questo weekend, volevo approfittare per dirvi una cosa. Visto che appunto, non so se avete notato, ma non siamo più a Ceriale, ormai da quest'estate che veniamo a Rapallo, perché non abbiamo più la casa a Ceriale, semplicemente l'abbiamo venduta e abbiamo
preso a rapallo da questa primavera praticamente. Non ve l'avevo detto perché appunto ci sono stati un po' di lavoretti in mezzo, un po' di giri, un po' di cose che abbiamo dovuto fare. Quest'estate non era ancora, diciamo, definitiva, e ancora adesso non abbiamo ancora finito tutte le piccole cose da sistemare, però col tempo si fa tutto. E a Ceriale non ci siamo più semplicemente perché era distante la casa, eravamo stufi, i miei soprattutto non andavamo più spesso e quindi abbiamo deciso di optare per Rapallo, perché comunque Rapallo è una città proprio nel vero senso della parola, c'ha tutto, negozi, ristoranti, locali, è grande, veramente ha tantissimi, tantissimi, è molto servita, ben servita, ha sia la parte, diciamo, del lungomare con la spiaggia, tutto, e poi c'è proprio la zona invece che è proprio di città con tutti i negozi, banche, negozi anche tipo per dire OVS piuttosto che Tigotà, 1000 supermercati, cioè super servita. Cereale era proprio piccolina e in più la casa appunto era distantina dal mare senza balcone, invece qui abbiamo un balcone e quindi siamo molto molto felici di questa scelta. E siamo qua appunto da qualche mese, quindi io volevo dirvelo, visto che non era ancora capitata l'occasione, però adesso insomma, visto che siamo un po' più tranquilli, volevo parlarvene. Tra l'altro alle mie spalle vedete la camera da letto, perché abbiamo preso ovviamente i mobili nuovi, adesso vabbè vi faccio vedere giusto magari la camera da letto perché le altre stanze non ancora, però adesso poi magari vi giro. Rapallo secondo me è bellissima anche perché è vicino a comunque Santa Margherita, Portofino, Recco, abbiamo fatto poi ultimamente una gita con Giovanni a San Fruttuoso, cioè veramente molto molto bello, poi il Golfo del Tiguglio secondo me è spettacolare, è proprio un panorama completamente diverso da quello che c'era a Ponente, poi comunque anche a livello di distanza, oltre che ad essere più vicina un pochino di più proprio al centro, così al mare, Rapallo è più vicina proprio a noi, come proprio città, Tortona, ci mettiamo se tanto proprio, ma se tanto, ieri ci abbiamo messo un'oretta e mezza perché c'era un po' di traffico, un po' di coda, essendo venerdì sera. Ma se tutto va bene, noi in 1 ora 10, 1 ora e un quarto siamo a casa. Invece prima ormai con tutti i lavori che ci sono per arrivare a Ceriale, nelle gallerie, è veramente quest'anno abbiamo fatto, a gennaio abbiamo fatto, mi sembra, 4 ore per tornare da Ceriale una sera perché c'era un disastro di lavori, quindi lasciamo stare le code che ci facevamo ultimamente. Almeno un paio d'ore qualcosa ci voleva per andare a Ceriale, minimo. E quindi, insomma, per vari motivi abbiamo lasciato perdere. Allora, vi faccio proprio un breve, breve, breve tour della stanza. Questa qua appunto è la camera da letto. Qua abbiamo la finestra con la tenda, con la Rilogam legno, effetto, no, il legno proprio, questa qua. È tipo quelle che ho a casa mia. Poi qua abbiamo invece l'armadio, che è un armadio. I mobili sono di Mondo Convenienza. Abbiamo scelto tutti i mobili su questa tonalità, quindi anche la cucina è in questa tonalità, effetto rovere chiaro, molto molto bello secondo me, con lo specchio. E poi invece da questa parte abbiamo, allora perdonate, la televisione che è ancora da appendere, quindi come potete vedere le cose da fare ci sono, sono ancora abbastanza, però molte meno rispetto a quest'estate. Poi vabbè, abbiamo una cesta per terra per contenere ciabatte, queste cose qua. E il letto, eccolo qui. Cuscini, vabbè, tutto appunto sempre su questa tonalità. Poi qua abbiamo appeso questa tela di Maison du Monde che aveva voluto mia mamma questa primavera, gliel'ero andata a prendere io ad Alessandria. E poi appunto i comodini e il comò che sono di qua, cioè il comò è di qua da questa parte, che è l'angolo che mi piace di più perché secondo me l'abbiamo arredato molto 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 bene. Ha questi due candelieri che sono gli stessi che ragazze abbiamo in casa Tortona, da me a Tortona, di Conforama, e questa lampada molto molto bella di Ikea invece in ottone. E poi sotto appunto il mobile che è così molto semplice, uno stile moderno, comodini uguali
E insomma, e poi questo specchio che ovviamente sta perfettamente sopra perché è parte proprio della camera da letto, l'abbiamo preso nel diciamo l'insieme dei mobili. E basta, insomma, non è nulla di particolare, però a noi piace molto. Adesso mi sposto di qua. E allora, cambiando argomento, volevo farvi vedere molto brevemente lo svuota la spesa, perché siamo state da Maisonne Cadeau e da Tigotà. Siamo passate prima da Piumè perché volevamo fare un salto lì, soltanto che alla fine non aveva niente delle cose che volevamo. Cioè, cercavamo una crema di Venus che ce l'hanno praticamente anche al supermercato e da Piumè non c'era. E poi altre cosine che poi alla fine abbiamo detto andiamo da Tigotà perché tanto era a 20 metri più avanti, quindi poi siamo andati lì. Quindi adesso vado a prendere i sacchetti e vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora approfitto per farvi vedere anche una novità in cucina, ossia il piano induzione che ci sta facendo sclerare Impazzire, veramente da impazzire. quest'estate, perché quest'estate è andato in tilt una sera e non l'abbiamo più potuto usare, l'abbiamo dovuto mandare in assistenza, un casino. Adesso, oggi, vabbè, lasciamo stare, speriamo che funzioni, perché questo per il momento non è semplicissimo da usare. Ragazzi, alla fine da Tigotà niente, abbiamo preso semplicemente la Venus, il burro cacao da tenere qui perché io senza burro cacao non riesco a stare e del sapone che devo mettere via, quindi basta. Allora, invece, ragazzi, da Maisonne Cadeau vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, ci serviva una coperta piuttosto grande da mettere qua, perché abbiamo poi un trapuntino che però al momento, secondo noi, fa caldo con il trapuntino e quindi abbiamo trovato da Maisonne Cadeau una coperta bellissima, super morbida, tipo in pile, che adesso vi faccio vedere, che è questa qui. Eccola qua. È la marca, adesso marca, coperta due piazze New Soffi, che è questa super copertona morbidosa qui, che ha proprio il bordino, diciamo effetto pecora, e poi il file che è su tutta la superficie poi è tutta in pile così, e poi l'interno è più tipo di questa sorta di, non so, che materiale sia, poliestere. Comunque è molto molto grossa, l'abbiamo pagata 25 euro e adesso poi da Maisonne Cadeau c'erano tutte le cosine di Natale, ma tantissime, ma veramente molto molto carine. Tra l'altro abbiamo visto così in strada che c'era un negozio che vende tipo lampade, lampadari, queste cose qua, ma ha messo fuori tutti addobbi e decorazioni natalizie un po' effetto vintage, meravigliose. Io infatti per questo Natale magari un salto lì dentro, se riesco, ce lo faccio. Non costano poco, però ho visto dei soldatini, come si chiamano, i... non mi viene il termine. Mamma mia. Non mi viene più il termine. Comunque quei soldatini vestiti di rosso, natalizi, niente, non mi viene più. E che volevo assolutamente prendere, solo che mi sa che il più piccolo era comunque bello grande, quindi adesso vedrò. Però bellissimi. E poi, sempre da Maisonne Cadeau, ragazze, tiro fuori da qua, abbiamo preso questo che, vabbè, questo l'ho preso per me, è un profumatore, un diffusore per ambiente al gelsomino, questo è la marca, è AD Trend, e con midollini, con i bastoncini. E questo qua mi sembra di averlo pagato circa 3,90 euro, qualcosa del genere. Allora, ecco qua la coperta, vabbè, l'abbiamo messa un pochino così, un po' arricciata, e sicuramente quando Nina la vedrà non capirà più niente, perché queste coperte qua morbide lei ci vuole stare tutto il giorno. Nina, andiamo a fare un giro? Andiamo a fare un giro? Eh? Andiamo? Andiamo a Santa Margherita? Per fortuna ce l'ho fatta. Parcheggio proprio su misura per la mia macchina. Be here
Allora, eccoci qua. Siamo alle tardi, non vi dico l'ora perché è molto tardi, ce la prendiamo molto comodamente quando andiamo via al mare o comunque quando non siamo, insomma, in città. E c'è Nina che si è appena seduta qua con me, non so se la vedete. Vediamo se riesco a finire, perché sto vedendo dallo specchio ma non ho gli occhiali comunque. Lei è sempre qui vicino a me perché vuole stare sulle copertine, non perché, perché vuole stare con me. Allora, scherzo. E oggi abbiamo fatto un bellissimo giro a Santa Margherita, veramente abbiamo camminato tantissimo. Poi siamo tornate a Rapallo e siamo passate un attimo da negozio di cinesi perché mia mamma doveva prendere un dispenser e alla fine... mi aiuti a fare lo spacchettamento? Vuole sapere ragazzi. E alla fine ho preso anche io una cosina, ma giustamente perché mi mancano, no, le tazze, quindi però l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo. Sapete il solito stile che piace a me, è una tazza in stile... Ehi, cosa stai facendo? È una tazza in stile provenzale, secondo me, un po' non shabby ma provenzale. Non ho preso la coppia perché sinceramente non avevo voglia di spendere 10 euro, anche perché Giovanni non vuole tazze, lui odia quando compro le tazze, e quindi però l'ho presa perché mi è piaciuta tanto. Allora, Nina, smettila di entrare nella mia felpa. E allora, ho preso questa qua, adesso la vado a lavare, ci do una lavata, e comunque molto molto carina, bianca, in effetto tipo ceramica, adesso non so che materiale sia, comunque molto carina, l'ho pagata a 4,90. Questa copertina è fantastica, ragazze, è super morbida. No, ma fa paura. Andiamo su da bambino. Meno male. Buongiorno. Oggi domenica, purtroppo c'è questo bellissimo tempo, ma lo sapevamo perché dalle previsioni. Adesso sta ricominciando un po' a piovigginare. Ciao. Allora, ragazze, eccomi qua, tornata dopo ore e ore e ore, perché ci siamo viste l'ultima volta stamattina in giro a Rapallo. Ebbene sì, sono tornata alla mia casetta, alle mie solite cosine di tutti i giorni. Domani si ricomincia, lunedì. E nulla, io ho fatto una lavatrice che ho steso poco fa, cioè prima di cena, prima che Giovanni portasse su la pizza, molto buona. Io prendo sempre quella con bresaola, pomodorini e olio tartufato, che è squisita. Qui ci sono anche due bambine, ovviamente Alaska che è dovuta entrare per fare casino. Qui c'è la Nikki, abbiamo spostato le ciotole qui, infatti forse ve l'avevo detto, da lì dove stavano, perché non mi piacevano più. Ed eccomi che mi faccio vedere, anche se non sono proprio nel massimo del mio splendore, però niente, mi sono già struccata, ragazze, perché questa non ha le tasche, questa felpa qua, che tra l'altro è una felpa molto molto calda, perché all'interno tipo... foderato in pile, quindi è molto molto calda. Io notare, ho felpa, maglia del pigiama e altre due maglie, cioè io ho freddissimo in casa, non so come sia possibile. Là al mare invece, avendo anche gli infissi nuovi, c'era caldissimo. Aspettate che non voglio che mi caschiate. E comunque siamo tornate verso le 5:30, col vecchio orario invece sarebbero state le 6:30, infatti siamo tornate col buio, che tristezza. E abbiamo sbagliato anche un pezzo, diciamo, di strada. Praticamente a un certo punto, arrivando da Rapallo, c'è il bivio, parte di Genova e parte invece per andare verso Milano, ecco, a zona dell'Alessandria, eccetera. E io mi sono sbagliata perché purtroppo mia mamma non è stata attenta alle indicazioni, perché io non la so ancora purtroppo a memoria, perché l'ho fatta solo due volte. Le altre volte guidava Giovanni, e quindi praticamente, o Giovanni o mio papà, e quindi praticamente mi sono sbagliata, sono entrata a Genova. Aveva fatto la stessa cosa anche mia sorella, e purtroppo abbiamo perso una ventina di minuti, perché ragazzi, poi entrare a Genova e riuscire da quel pezzo maledetto è stato micidiale. Ho sbagliato due volte,
perché bisogna tenere praticamente non per la zona di Alessandria Milano, ma per quella di Livorno. Adesso non mi ricordo, comunque continuavo a sbagliare perché io ero convinta di andare verso Alessandria, invece no, dovevo andare dalla parte che non credevo possibile, che non pensavo di dover andare proprio da quella parte lì. Cioè, ragazzi, è veramente pazzesco. Ci ho messo 20 minuti per uscire da Genova, ma facendo lo stesso giro due volte. A un certo punto ho fatto anche il Ponte Morandi, mi ricordo, perché me l'aveva detto Giovanni quando anche con lui l'avevamo sbagliata l'anno scorso, tornando sempre da Genova. Uscire da Genova per me è allucinante, cioè sia per me, sia per lui, sia per mia sorella. Cioè, io non so se è un caso, però vabbè, ditemi che non sono stata l'unica. Comunque, a parte ciò, tutto bene, poi siamo arrivate, ci abbiamo messo giusto una ventina di minuti in più, anche se in realtà poi se non ci fosse stato questo intoppo saremmo arrivate saremmo arrivate in 1:10 praticamente, quindi molto velocemente stasera. Alla fine Lara Paolo oggi pioveva, ha piovuto stamattina, ha piovuto oggi pomeriggio, quindi siamo tornate comunque a casa verso la mezza, l'una. Avevamo già mangiato un po' di focaccia in giro, ci siamo un po' riposate, io mi sono goduta la copertina nuova, quella lì in pai, che è fantastica, io e Nina tutte e due a dormire lì. E poi verso le 4:30 siamo partite. E basta, noi abbiamo già mangiato la pizza stasera, come vi dicevo, e basta, adesso devo comprare tra l'altro un nuovo detergente, magari non so se andare ancora da Action perché questi mi hanno un po' stancato, cioè volevo prenderne uno un pochino più, perché questi sì, sono igienizzanti, questo qua ad esempio è con il bicarbonato, però comunque magari qualcosa di un po' più specifico, a parte che in realtà puliscono molto bene, quindi per carità. E poi ragazze, oggi non fate caso al pantalone del pigiama. Oggi guardate che cosa mi ha preso mio papà, che ovviamente su commissione mia, ma mi ha preso questo, il Swiffer Dry and Wet, questo qua è nell'edizione limitata rosa, che tra l'altro in cassa mi hanno omaggiato di un kit dello Swiffer, questi qua, i piumini, sempre per la, diciamo, la scopettina e cattura polvere, ecco, nuovo formato 13, questi qua praticamente questa confezione ne contiene 3 più 3 anche di questi qua, che sono 3 praticamente, credo, panni, perché io lo Swiffer, ragazze, proprio il bastone, la scopettina, diciamo, non l'ho mai avuta, e questa ne tiene 8 asciutti e 3 bagnati, 3 penso da bagnare, credo. Comunque adesso la volevo aprire con voi perché volevo provarla, quindi adesso la apriamo. Allora, qua c'è una bambina che si è spaventata tantissimo. Allora, ragazze, devo dire che ha tirato tantissimi, più che altro peli. Tantissimi, tantissimi peli. È un po' tipo aspirapolvere, però con la, diciamo, forza del catturare proprio con questo panno elettrostatico che cattura veramente tutto. Quindi ottimo per giusto fare una passata, magari se uno non ha voglia di prendere l'aspirapolvere. Adesso prendo su qualcosa. Però devo dire che non è male, non è per niente male. Anche la parte della, del panno bagnato, che è già bagnato, ho scoperto, non è da bagnare, che sono praticamente questi qui, e che sono da dare giusto una passatina magari alla cucina, al bagno, e poi secondo me magari si possono utilizzare, per dire, mi viene in mente, visto che la scopettina è così lunga, si può magari, non so, utilizzare un po' come lo spray mop, anche per dire, per pulire le tapparelle, per pulire un po' in alto, non so, i pensili, così togliere un po' di polvere, cioè ci sta come prodotto, come strumento di pulizia. Poi ovvio che non è indispensabile, perché comunque io ho la scopettina, questa qua, l'aspira proprio polvere della Dreamy. Lo spray mop, il mocio, il robottino che lava anche i pavimenti, quindi comunque
Ne abbiamo di cose, infatti Giovanni quando l'ha vista mi fa ancora un'altra cosa per pulire e non ha tutti i torti, però comunque da tenere qua magari nella zona lavanderia, zona cucina, zona giorno ci sta. Allora, ho sistemato il mio moccio, come si chiama, il mio bastone, ecco, dello Swiffer lì, non so se lo vedete, dietro la scopetta, dietro l'aspirapolvere. Così almeno ce l'ho a portata di mano qua nella zona giorno. E ho sistemato così in maniera molto confusionaria i pannetti qua insieme ad altri che ho per il piumettino, quello proprio per la polvere da spolverare così in giro. E domani, ragazze, io voglio, visto che sicuramente tornerò dal lavoro, che pioverà, boh, non so se faremo un giro, adesso vediamo, ma non credo, voglio riorganizzare un po' la mia lavanderia, perché ci sono delle zone che voglio svuotare, certe ceste così, dai magari anche una pulita in fondo, perché se magari un po' di prodottini di lavatrice, detersivo così che cola, almeno do una passata con la spugna. Volevo magari mettere un po' in ordine, buttare delle cose se magari non le utilizzo, anche se in realtà qua utilizziamo tutto, quindi voglio proprio dargli una riordinata e mettere a posto anche i panni, i Swiffer, magari me li metto nel carrellino questo qua che ho un po' in basso, che ha delle zone ancora abbastanza vuote, quindi magari cerco di riorganizzarmi così, magari butto dei panni vecchi, adesso volevo proprio darci una riordinata. E basta ragazzi, io a questo punto mi sa che vi lascio, vi ringrazio tanto per essere state con me, io vi sento sempre molto vicine, molto parte della mia vita di tutti i giorni, vi sento parte della vita di tutti i giorni, scusatemi, sono un po' stanchina, più che altro mi è venuto un po' di mal di testa e quindi mi sa che adesso mi metterò nel letto a guardare qualche, magari inizio una nuova serie. E visto che mi seguite anche per quanto riguarda i consigli sulle serie, quindi sono contenta e mi fa molto piacere, perché se posso consigliarvele assolutamente. E basta, quindi io vi lascio, noi ci rivediamo al prossimo video, vi mando un bacio e come sempre grazie per essere stati con me. Alla prossima!